Ciao amici di Rosaria, eccoci tornati a casa. Pozza orientale. Quanta calma. Sì. È un bel posto. Voi siete Clive Rosfield. Ah, madonna, oh, fisionomistissima. Sono io, Anna, la moglie di Rodney Murdoch. Lady Anna. Oh, me lo sentivo. Non siete cambiati affatto. Il Lord Marchese e Jill. È un vero piacere rivedervi. Anche per noi è un piacere, Lady Anna. E piange a dirotto, probabilmente ha perso tutta la sua famiglia. Se avete tempo, dovete venire a trovarmi a casa. Non ho molto da offrirvi, ma lo condividerò volentieri. Sarebbe un onore. Ragazzi, eravate nobili e ben voluti. Questo mondo dove una figura nobiliare è così apprezzata dal popolo è meraviglioso. Capisco fuggire da quei bruti dei sangue ferreo, ma dover affrontare il mondo così giovani. Ma te c'hai 22 anni, non è che puoi... Sono tutti giovani e belli, ragazzi, tutti, tutti. Non è stato facile, ma siamo sopravvissuti e... E ora siamo qui. È magnifico vederti sana e salva, Lady Anna. Cioè, lei dovrebbe essere una signora attempata, Lady Anna, capito? Final Fantasy è sempre stato super ultra estetico. È una cosa che un po' mi infastidisce. Pensi di restare a Pozza Orientale? Rosalith gode della benedizione del cristallo madre, non è vero? Potresti trasferirti. Questa casa contiene molti ricordi. Fino a quando potrò vivere in pace, resterò qui. Non che abbia scelta. La capitale è chiusa ai civili, ordini della duchessa. O dovrei dire Sua Maestà Imperiale. La scrofa. Le nozze tra Annabella e l'imperatore di Sunbreak hanno portato molti cambiamenti. Sì, immagino. Oh, scusate, non volevo. Tranquilla, non dovete scusarvi. Beh, bravo, che stai diventando pure un po' meno... Sarebbe un'eccezione per voi e vostro marito. Di certo non potrà rifiutare il Lord Comandante. Ah, non lo sapete. Rodney è morto la notte dell'incendio. Non è tornato da Porta Fenice. Mi dispiace. Clive. Povero ragazzo, siete pallido. Il viaggio deve avervi stremato. Credo dobbiate riposare. Parleremo più tardi. Mo gli partono tutti i sensi di colpa, uno appresso l'altro. Ah, li ha messi a dormire con le... Sei sicuro di non voler dormire dentro? Con le vacche. Non posso. Non dopo ciò che ho fatto. E quindi costringi pure lei a dormire con i porci, fammi capire. Lady Anna ha detto che domattina ti preparerà un cambio di vestiti. È stata davvero gentile.
13 anni di uccisioni. Ma quel cuscino lo usiamo? 13 anni senza un briciolo di speranza. Ho resistito soltanto per Joshua. Ho giurato che avrei vendicato la sua morte. Ma questa voce è rotta dal pianto. Avrei ucciso il suo assassino. Era l'unica cosa che dava un senso alla mia vita. Ma se sono stato io a uccidere Joshua e Murdoch e tutti gli altri, allora perché sono ancora vivo? Pipponi! Perché te che hai fatto, mo? Ho ucciso centinaia di persone. Tutti quei cadaveri. Quelle vite spezzate prematuramente. Sì, però te c'hai un potere immenso e ti sei fatta controllare, anzi, sa perché? Io mi sono resa conto che potevo ammazzarli tutti. Raggiungerli. Volevo che tutto finisse. Non potevo sopportarlo. Se quello era vivere, allora meglio essere un altro cadavere. Mi spiace. Quante pippe, ragazzi, dai. Ricordi quella notte sul terrazzo? Guardavamo la luna. Sì, sì, me la ricordo quella scena lì. Ho rivolto una preghiera a Matt. C'era tensione sessuale. Sei tornato da me. Il cielo deve avere un piano per noi. Ma ragazza, sai che stai meglio con i capelli corti, però? Dai, che c'è tensione da 5 gameplay, forza! Dai, mo! Dai! Che c'è? Che succede? Dovremmo riposare. Vabbè, però pure voi remate contro voi stessi, contro i vostri stessi istinti. E nessuno dei due usa il comodissimo cuscino. Nell'unico punto in cui se piove si frascicano. Vabbè, ragazzi, sono giapponesi. Grazie, Lady Anna. Madonna. Forse ora le persone non fuggiranno vedendomi. Siete identico a Elwin quando aveva la vostra età. Perché hai alcuni vecchi vestiti di mio padre? Oh, prima che Elwin divenisse arciduca, le nostre famiglie si vedevano spesso. Lui e Rodney erano come fratelli. Questi abiti sono rimasti in un armadio per anni, a prendere polvere insieme a tutto il resto. Sono bellissimi, però. Beh, te ne sono molto grato. E scusami se ti privo di questi ricordi. Non preoccupatevi. Vostro padre avrebbe voluto così. Guardate la vecchia signora che lo scorta all'uscita. Ti stanno bene? Grazie, Lady Anna. Cioè, lui se prima era figo, mo è figo al sì, quadrato proprio. Grazie. Sei gentilissima. No, io ringrazio voi. Anche se è stato solo per un momento. Vedervi mi ha riportato a tempi più felici. Quindi... Buona fortuna. Mio signore, mia signora. Anche a te, Lady Anna. Ormai prossima alla morte Lady Anna, cioè il tempo è stato spietato con lei. Dovremmo arrivare a Porta Fenice. Andiamo. Ben trovato, amico.
questo? Non lo so, sto gioco mi dà la sensazione di essere un lungo tutorial. Non si è ancora ingrifato il gameplay. Vabbè. Però se con sti vestiti ci attacca il siluro chiunque, togliamoceli. Vabbè, vai mo. Vi sbagliate. Ma esatta di vostro padre. Riuscirei a riconoscervi anche se non indossaste i suoi vestiti. Sono gli stessi abiti che Anna stava conservando per voi, se non sbaglio. Aveva giurato che non se ne sarebbe separata per nessun motivo. A meno che non fossero tornati i figli di Elwin. E ora quel giorno è giunto. E potrete finalmente riprendervi i vostri portatori. I miei. Abbiamo dei portatori. Madonna, raga, non si sta giocando in questo gameplay, eh. È proprio... ste pause. Non venivo qui da quando ero bambino. Non vi ho riconosciuto. Oh, al contrario, mi sorprenderebbe se riconosceste qualcosa. È cambiato tanto da quando Rosaria è passata all'impero. Soprattutto per i portatori che erano al servizio delle famiglie nobili. Quando i Sangue Ferreo saccheggiarono Rosalit anni fa, molti hanno perso i propri padroni e si sono rifugiati qui. E ci sono rimasti. Esatto. L'idea era di rimandarli a casa una volta riconquistata la capitale, ma a quel punto sono arrivati gli imperiali. Rosaria è divenuta una provincia di Sambrec. Il ducato è stato sciolto e quindi loro non avevano più una casa nella quale tornare. Invece, ai tempi di vostro padre, i portatori che perdevano il padrone erano protetti dal ducato. Li consegnavamo agli sceriffi, i quali li assegnavano a una nuova posizione. Quando abbiamo visto come l'impero tratta i suoi marchiati, abbiamo capito che forse non era il caso. Perciò, da allora, sono rimasti qui. E adesso volete darli a me? Sono vostri di diritto. Lord Ross. Ma non si fa, cioè. Il vostro defunto padre. Vivranno meglio servendo voi piuttosto che nascondendosi qui. In effetti, molti di loro servivano la vostra casata e tuttora considerano i Rossfield come padroni. Io non sono un padrone. Non più. Non sarebbero al sicuro con me. Certo, vi comprendo. Dovete perdonarmi, sono le fantasie di un povero vecchio. Era una cosa che sognavo da tempo. Ma che cazzo vuoi tu? Ho comunque un favore da chiedervi. Oh, mamma mia. Sei in mio potere. Uno dei portatori è un uomo anziano che dimostra ancora assoluta lealtà nei confronti dell'arciduca Elwin. Chiamatelo. Chiedo di prenderlo al vostro servizio. Vorrei soltanto che lo incontraste. Che gli mostraste che il figlio di Elwin è ancora vivo e che per di più anch'egli è un brav'uomo, come lo era il suo defunto padre. Ne sarò onorato. Grazie, mio signore. Di solito siede vicino al pozzo. Madonna, che cos'è questa sezione di gioco? C'è proprio un blocco totale. Porca troia. Ma che missione? Ma missione di che? Che qua sto soltanto a boffare i coglioni con la gente che mi attacca i siluri. Non sei così diverso da lui, sai? Soprattutto vestito così. Forza, andiamo da quel portatore. Non credo che sia stato. Non è qui. Non posso non incontrarlo. Ho già deluso il sindaco prima. Sarebbe crudele farlo ancora. Giusto, chiediamo in giro. Qualcuno l'avrà pur visto. Ma loro hanno una missione, cioè una missione precisa che tra l'altro non è che dice non ha una data di scadenza. Devono farla sta cosa subito. Ma bene, un paio di facce nuove.
Che cosa vi porta a Pozzo Orientale? Stiamo cercando un vecchio portatore. Non è che per caso l'hai visto? Ah, intendi l'anziano che aspetta sempre vicino al pozzo? Sì, proprio lui. Che cosa volete da lui, se posso chiedervelo? Venite anche... Oh, sì, in realtà. Che bello incontrare altri rosalitiani! Sarei rimasta se l'arciduca Elba... Mando avanti un po', raga. Le cose sono cambiate con la duchessa al potere. Le tasse andavano su, nonostante... quanto sono sciocca. Temo di non poter aiutare col portatore. Ma non sarà andato lontano. Chiederemo in giro a lui. Scusatemi, ragazzi, veramente sto soffrendo le pene dell'inferno come su Zelda, proprio. Buongiorno, mia signora. Cosa posso fare per voi? Con quella voce... Sto cercando un portatore. Ah, quel vecchio pazzo. No, oggi non l'ho visto. Strano. Solitamente a quest'ora è lì al pozzo a preparare banchetti immaginari. Prego? Oh, in passato lavorava nelle cucine di Castel Rosalit. Crede di essere ancora lì. Vive ancora in un sogno, ma meglio che essere qui, immagino. No. Comunque, sarà qui da qualche parte. Grazie. Ok, quindi questo portatore in realtà non era assolutamente un uomo d'azione, era un cuoco. Lui però non me la conta giusta. Aspettate, il giovane Patrick, lo stalliere dei Chocobo, potrebbe sapere dov'è. Lavora... Patrick, lo stalliere dei Chocobo. Grazie, lo faremo. Scusami, Jill, per averti costretta a fare questo. Madonna, ma tutto quello che fate, tutto quello che fate, tutto, vi dovete scusare per tutto, tre volte, tutto quello che fate è una scusa, un'onta, un demerito. Intanto, mentre vi lamentate di questo, i miei testicoli lievitano. Dove diavolo si è cacciata? Perdonami, c'è qualche problema? È il portatore di cui mi prendo cura. Non è al solito pozzo, né da nessun'altra parte del villaggio. Tu devi essere Patrick. Esatto, ma... E questo portatore che stai cercando è un anziano che lavorava nelle cucine di Castel Rosalit, giusto? Proprio lui? E tu come fai a saperlo? Non ti ho mai vista qui a Pozzo Orientale, pur... Una bella dissolvenza in nero. Poi si ricomincia dall'alto verso il basso, lentissimo, devastante. Ah, ecco perché. Beh, se state agendo per conto del... Cioè, se ci dovete mettere 20 secondi a fare una transizione, fatemi sentire almeno Jill che parla. Un po' di senno che gli resta. Dici, dovevo tenerlo d'occhio e lontano dai guai. D'accordo. Tu continua a cercarlo qui. Noi controlliamo fuori. Grazie. Spero non si sia cacciato nei guai. Adesso pensiamo solo a trovarlo. È vicinissimo alla città, lo stanno attaccando tre vespe, sicuramente. Sufa. Nessuna traccia. Si è allontanato ancora di più. Di qua. Musiche sono molto carine. Solo sta sezione di gioco qui, madonna, sembra l'inizio. Cioè, non sembra che sto a livello 20. Una cosa così mi aspetta a livello 5. Tutte ste chiacchiere. Vedo qualcuno. Forse è lui. Sbrighiamoci. Compagnia. Che, la madonna, come lo sapevo. Le vespe. Moriranno. Certo. Lì, bello! Mordi, Thorgal! Vai! Mordi, Thorgal!
Sai cosa fare, bello? Altri nemici in avvicinamento, vabbè, i cani. Vai! Morti, corda! Basta così! Sai cosa fare, bello? Vai! Dai il massimo, bello! Ok. Lasciati scappare! Mordi, Tordal! Fermarti! Bene. Vabbè, easy. Adesso però il vecchio potrebbe verosimilmente attaccarci un siluro. Vediamo. Stai bene, amico mio. Forza. Torniamo. Vostra grazia. Siete venuto a prendermi. Vi ho aspettato così tanto tempo, ma finalmente siete qui. Io non sono chi credi. Life. Faglielo creda sto ringoglionito. Ah, sì. Scusami per la lunga attesa. Non c'è alcun problema. Ho pregato il fondatore per il vostro arrivo. E ora finalmente mi ha risposto. Torneremo subito al castello, dunque. C'è ancora un posticino per me nelle cucine. No, amico mio. Non possiamo tornare al castello, non ancora. Mi trovo in un'importante spedizione. Potrebbe richiedere del tempo. Mi aspetti a Puzza Orientale finché non ritorno. Poi verrò a prenderti. Promesso. Certo, vostra grazia. Per voi aspetterei senza problemi fino al giorno della mia morte. E mi sa che... una bella dissolvenza. Che dite, riapriamo, ecco qui così, una bella camera verso il basso, una pausa. Molte grazie a entrambi, siete stati molto gentili. Il ricordo del servizio presso l'arciduca è una luce nella sua oscurità, e ora quella luce brilla ancora più intensamente. È solo un'illusione, naturalmente. Noi stavamo uscendo dalla città. In questo caso è meglio della verità. Ce ne stavamo andando. Decisamente meglio. Ci ha bloccati. La piaga è quasi alle porte. I raccolti stanno morendo e la gente continua ad andarsene. Se Lady Anna non stesse vendendo metà dei suoi beni per aiutare quei pochi di noi che sono rimasti, saremmo già morti di fame da tempo. Abbiamo tutta l'intenzione di tenere i portatori al sicuro. Mamma mia. A meno che non accada un miracolo. Molto presto non ci resterà nemmeno una misera crosta di pane per nutrirli. La situazione è così grave. Addirittura peggiore. Ho persino pregato la guarnigione imperiale di accoglierli. Ma quando hanno saputo da dove venivano quei poveracci, stavano quasi per sputarci in faccia. I cani del duca li hanno chiamati, dei nemici dell'impero. Conosco uno di nome Sid, che darebbe volentieri una casa a tutti i portatori. Ci penso io. Quando tornerò da Porta Fenice, gli parlerò. Cioè, capito, se acchiappa sta gente qua, gliela molla Sid. Ma veramente? Passerete da Pozzo Orientale sulla via del ritorno? Sarei lieto di parlare nuovamente con voi, signor Reed. Ma togliti dai coglioni, basta, basta, madonna. Non sto giocando da un'ora. Dio bono, che pesantezza. Oh, questo è il gameplay più brutto finora, ragazzi. Cioè, abbiamo fatto 25 minuti di un cazzo di niente. Cioè, la cosa più emozionante che è successa è ci siamo cambiati di vestito. Possiamo andare via o adesso arriva tipo il frato cugino del sindaco? Oh. Apriamo il portone. Mo lei ci fa... Oh. Dai, dai, me l'aspetto. Dai,
Fai. No? Bene. Terre Morte è un nome adeguato. Non pensavo fossero così vicine. I raccolti scarseggiano. Non è che sono vicine, apri il cancello e già stai qua. Dal suolo. Se finisse, i campi non avrebbero via di scampo. Molte piante, niente animali, niente vita. E niente mostri. È una magra consolazione. Allora, ragazzi, non potremo usare la magia. Ah no? Un'altra preoccupazione. Come se l'assenza perché manca l'etere? Ok. Prosciuga tutta la forza vitale e ti resteranno solo problemi. Ok, non posso usare la magia. Non riesco nemmeno a immaginare il panorama che c'era prima della piaga. Io lo ricordo. Era splendido. Destinazione missione nelle vicinanze. Oh, una bella cazzina, perché insomma mi ero pure stufato di giocare. Eccola lì. Ma manco dalla Stovas, raga. Fenice. Manco dalla Stovas. Dove tutto è andato storto. Forza, Clive. Pause giuste. È ora di scoprire la verità. Che tempi, ragazzi, che tempi, che tempi, che tempi! Allora, viaggiamo verso il rifugio, ma non voglio andare verso la missione perché se iniziamo la missione poi ci attaccano un altro siluro. Allora, vediamo un po', c'è qualcosa che possiamo fare qui, perché abbiamo in realtà poco tempo per terminare questo gameplay, abbiamo circa 20 minuti. In 20 minuti non riusciamo a fare una missione principale, però magari riusciamo a renderci utili qui nel rifugio. Questo vuole che gli troviamo certe piante. Che succede? La mia assistente è andata a raccogliere della terra. Io non riesco. No, l'ennesimo NPC che si è perso e circondato dai mostri e dobbiamo andarla a salvare. Va bene. Vado. Meraviglioso. Tirin. Sai dove è andata? Ai covoni di Gul'dan. Se non è un luogo sicuro per una portatrice da sola. Adesso va. E no. Ci penso io, ma non vi preoccupate, ragazzi. Gul'dald. Allora, trova l'assistente di Bohumil ai covoni di Gul'dan. E dove cazzo sta? No, questa sembra essere la mappa. Allora, mio cane si sta accanendo con i pedali della cicletta. Dunque, vediamo un po'. Ecco, madonna ragazzi, che missione. Qualcuno è nei guai. Che missione, ragazzi. Non lo so, è proprio meccanico sto gioco. Magari ho giocato troppo poco, mi potreste dire voi.
Sei solo all'inizio, mi potresti dire voi, però non c'è nessun motivo per cui le prime 10 ore debbano essere questa gran rottura di coglioni, eh. Mordi, tornalo! È finita! Sai cosa fare, bello? Vai! Mordi, tornalo! Lì, bello! Mordi, Tordal! Vai! Lo faccio secco così. Bello. Altri nemici si avvicinano. Di qua. Basta così. Vai! Mordi, Tordal! Vai! Comunque i miei alleati sono merda a combattere, sono proprio schifo. No. Di qua. Tieniti a distanza, bello. Fatto. Ok, vabbè. Ho usato le abilità, ma giusto per fare una roba diversa, perché tra l'altro pure il sistema di combattimento, mamma mia. Non so se ci sia un... Sei ferita. Sarebbe finita male senza di te. Ehi, ma io ti ho già visto. Figurati, anziana. Sei nuovo, signora. Vero? Mi chiamo Clive. E io Martell. Ma che ci fai qui? Martell, come la casa di Game of Thrones. Non è un luogo adatto a una portatrice. L'ho notato. E se te la raccogliessi io? Esattamente, che tipo di terra ti occorre? Mi serve della terra locale. Devi cercare della buona terra. Scura, ricca e profumata. Beh, dovresti tornare. Mi sembra improbabile, ma non discuto. Ed ecco la missione di raccolta, la birra del papà. Certamente non manca qui, ma è scura, ricca e fragrante. Beh. Tanto noi la nostra missione l'abbiamo proprio completamente accantonata. Ci preoccupiamo delle terre scure, ricche e fragranti. La prendo io la terra qua, signori, ti faccio tutto un lavoro alla terra. Dovrebbe bastare. Devo solo riportarla al rifugio. E allora andiamo al rifugio. Eccoti. Beh, non la terra. Scusatemi se schippo, raga, ma sono pesantissimi sti dialoghi. Ma con questa la mia ricerca può continuare. Aspetta, quindi non eri preoccupato per me? Mi spiace deluderti, ma l'unica cosa di cui si preoccupa è la sua ricerca. Ma è un mostro. Tranquillo, lui è fatto così. E se non fosse per lui, non coltiveremmo niente qui. Ma non dovresti pagarlo anche tu. So che non è molto, ma è pur sempre qualcosa. Ti offrirei anche qualche frutto, ma non so se mi ringrazieresti. Perché? Però un giorno crescerà qualcosa di decente e quando accadrà avrai la prima scelta. Ok, tutta roba che ho già ricevuto. Ora la mia ricerca può continuare. Ah, cosa non darei per un po' di Nickelback? Sarebbe comodo un posto dove allenarsi. Per un po' di Nickelback. Famoso gruppo rock. Che cazzo sei tu? Hanno persino un Muguri. Non ne avevo mai visto uno.
sembra che il bestiario di mio padre dicesse che vivono nel cuore della foresta e che non si rivelano mai agli umani. Nectar, hai detto? Così sembrerebbe. Wow, siamo proprio speciali. Nessuno lo capisce. Doloroso. Mi senti, mi capisci? Cioè, quindi lui può parlare con questi qua. Ammazza, siamo veramente specialissimi. Dove hai preso quei bei vestiti? E dove li trovo anch'io? Beh, lui è... penso innamorato folle di noi. Ah, Clive. Ti stai ambientando, spero. Mi sto abituando al posto. Piacere di sentirlo. Ti confesso che speravo di poterti convincere ad aiutarmi un'altra volta. Non lo metto in dubbio. Cerchiamo di essere migliori dei nostri ex padroni. Ora, venendo a questo lavoro, ho tre pasti destinati a tre anime operose che... Felice di aiutarti. Ne trovi una lì. Facciamo sta missione, ragazzi, però sono veramente brutte queste secondarie. Non che le principali siano ricche di spunti, Kenneth sa fare miracoli. I suoi piatti sono anche... Poi a me mi dispiace perché alla fine si vede che ci hanno messo un sacco di impegno a far sto gioco, però raga, è pesante, cazzo. Cioè è meglio Diablo. È meglio Diablo dal punto di vista della storia del gameplay. Sento un buon profumino. Per me, spero. Esatto. Oh, grazie. Ti tengono impegnata. Hai visto che stranezza? È molto carina, lei. Chi ha tempo di lavarsi e vestirsi per cena quando devo occuparmi di questi tesorucci? Comunque, grazie per il cibo. Cioè, questa è proprio una missione da early game, quando tu sei appena arrivato qua e ti devi un po' muovere, devi capire come è fatto il posto. Sei già tornato? Mi manda Kenneth. Non si sbaglia. Lo stomaco mi brontola così tanto che spaventerebbe uno jaguaro. Deve essere dura stare di guardia qui. Infatti, cerca di restare da questo lato delle sbarre, ci siamo capiti? Ok. E adesso... Ok, i GDR penso siano gli unici giochi in cui alcune attività sono proprio volutamente noiose. Ah, cosa non darei per un... Non so perché. Ma ce la mettono tutta, Posso aiutarti? Mi manda Kenneth. Ah, splendido. Hai sentito? È arrivato il cibo. È malato. Temo di sì. Mi prendo cura di chi non può farlo per sé. Non saprei cosa fare senza la generosità di brava gente come lui e come te. Ho consegnato tutto. Devo informare Kenneth. Devo informare Kenneth. Kenneth, saranno Kenneth. Ho i poteri che possono massacrare un esercito, ma ho consegnato la cena. Kenneth, ti prego. Ah, sei tornato. Dammi un premio, tipo un mestolo di legno magico. Questo rifugio è incredibile. Ognuno ha il suo posto. E di questo andiamo fieri. Anche tu hai il tuo posto. Sei molto gentile. È la verità. Cioè, ci ha dato un insetto kill, ragazzi. Ci ha pisciato in mano praticamente. 315. Pidi pidi pidi. Quali abilità dovrei sbloccarle? Ma mica abbiamo trovato uno spartito per sto cosa.
La musica di sottofondo riprodotta nel rifugio può essere modificata. Il suono del silenzio, the sound of silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Non è manco partita. Ah, il suono del silenzio è proprio il silenzio, non sente un cazzo. Ok. Andiamo dal fabbro. Una volta finito qui. Fai in fretta. Che vuoi? Voglio rinforzarmi qualcosa. Ma io non posso rinforzare l'arma che ho in mano? Perché no? Forgia. Praticamente ogni roba che ho. Alla prossima. Ma scusami, non posso migliorare la roba che ho equipaggiata, ma come cazzo funziona? Allora, Invictus. Equipaggiamento ottimizzato. Vabbè, era già tutto. Era già tutto ottimizzato. Già era tutto. Ma scusami, oggetti. Vabbè, queste sono le regole. Equipaggiamento. Possibile che ho soltanto questa? Cioè, nel senso, non ho un cazzo di niente. Questa è tutta la roba che ho. E perché quando vado da lui? Allora, che ti serve? Oggetti forgiabili, oggetti rinforzabili. Ma allora non sono i miei, perché io non c'ho tutti questi oggetti. E come dovrei riuscirci allora? Materiali insufficienti. Manca una lama di Gaia più uno. Ma ce l'ho! Ah no, posseduto zero. Sto pallino non è lo zero, vaffanculo. Quindi la mia lama di Gaia è più uno. Modestia a parte, davvero niente male. Rinforza. Criniera di Minotauro. Vabbè, ma non mi... Alla prossima. Cioè, non mi conviene. C'ho già armi molto, molto forti. Fortissime. Meglio sistemare questa ringhiera. Mettiamo cosa c'è al piano di sopra. Oh. Bene, ma guardati. Ora nessuno ti scambierebbe per un imperiale, questo è certo. Bene, ma guarda. Niente, va al loop, Taria. Vabbè, qua non c'è nulla di interessante.
Simpatico il Moguri, eh? Chissà cosa sta dicendo. Vabbè, ragazzi, io penso che sia finita qui la nostra esplorazione. Dovremmo andare in effetti al... Ho detto a Kenneth che avevo voglia di uova. Oh, è tutto il giorno che non vedo l'ora. Andiamo alla mappa del mondo e spostiamoci verso la missione. Missione che affronteremo nel prossimo gameplay, però. Andiamo a vedere soltanto la zona e ovviamente il siluro iniziale, perché il siluro iniziale è inevitabile. Eccolo. È una gestione dell'audio soporifera sto gioco. Delle inquadrature dell'audio soporifera. È come se il tempo si fosse fermato. Immagino che nessuno avesse motivo di tornare qui. No, è come l'ho lasciato. Diamo un'occhiata in giro. Ok, ma ragazzi, ricordi sepolti. Qui stiamo tornando nella zona che abbiamo... Sarà stata opera mia. Bellamente devastata. La Madonna. È la Madonna. È la Madonna. Cioè, capite quello che vi dicevo negli scorsi gameplay? Cioè, un dominante che fa questa roba qua. Ma come cazzo lo ricatti? Lavora per noi, altrimenti vedrai. Ma vedrai cosa? Che cosa? Che sei una testata da 3000 megatoni se sei un dominante. Che cazzo ti ricatti? Come un dominante può essere controllato da un normodotato? Come? Vabbè, noi comunque ci vediamo nel prossimo gameplay, ragazzi.